ragazzi, bentornati sul mio canale. Siamo qui oggi con questo nuovo video. Oggi squad builder della serie A più potente di FIFA 17. Ovviamente ve lo porto su Footbin perché ancora non ho il gioco, quindi secondo me questa sarà la squadra più forte di FIFA 17. Poi faremo anche la più economica, diciamo, buggata, che ovviamente vi porterò nel prossimo episodio. Comunque partiamo subito. Allora, io direi subito che almeno il mio modulo, secondo me anche il più adatto per questo FIFA e comunque per il gioco che ho io, è il 4-3-3-4 o 4-3-1-2, si potrebbe fare anche con due punte, però ho deciso di iniziare col 4-3-3-4. Allora, partiamo subito dal portiere, che non stiamo neanche qui a, diciamo, esprimerci, ragazzi, perché secondo me è già Luigi Buffon. Cioè, io adesso vi voglio far vedere. Allora, intanto il prezzo di Buffon si aggira sui 20k su PS4 e 42k su Xbox. Adesso che ancora il gioco non è ufficialmente uscito, ma solo per chi ha EA Access su Xbox. Quindi, raga, per ora il prezzo è così basso, ma sicuramente Buffon si alzerà, secondo me. Come d'altronde tutti i giocatori. Comunque, questi sono i portieri. Potevo scegliere Buffon, Handanovic o Reina, addirittura Arto. Perin, che diciamo questi sono secondo me i 4 migliori, anche con sì, non male, e Marchetti secondo me sarà buggato, comunque ne parliamo più avanti. Comunque la scelta qua poteva essere Buffon o Handanovic, quindi raga, io ho messo senza ombra di dubbio Buffon. Ovviamente chi preferisce Handanovic può mettere benissimo anche Handanovic. Difesa, raga, nulla da dire, Chiellini e Bonucci sono i migliori centrali di difesa del gioco, poi c'è anche Barzagli, Miranda, Manolas, Rodriguez e Benatia. Io non mi voglio spingere oltre. Poi vabbè, secondo me anche Koulibaly è un ottimo difensore. Però i due centrali io devo mettere, devo, perché questa è la squadra più forte secondo me di FIFA 17, Chiellini, Bonucci. Ovviamente per chi non magari non sta simpatico Bonucci, può mettere Miranda, che diciamo ha quasi le stesse statistiche, quindi rispecchia anche qui la difesa, anche se Bonucci non dico che ha quasi le stesse statistiche, perché può fare anche dalla difesa regista. Quindi, regà, senza ombra di dubbio, Chiellini, Bonucci è la difesa centrale più forte di FIFA 17. Poi ovviamente io ancora il gioco non l'ho provato, però dalle statistiche parlano chiaro. Quindi io dico che FIFA 17, questa è per ora la difesa più forte. Passiamo al terzino destro. Vediamo un po', terzino destro, sì. Allora, terzini destri. Allora, si poteva, anzi si può, anzi il migliore per ora qua sulla carta è Dani Alves. Tra l'altro l'hanno pure upgradato passando alla Juventus dal Barcellona, ma senza ombra di dubbio chi vuole sfruttare la velocità, che non costa neanche tanto, guardate, 4,5k, Bruno Perez. Quindi regà, io direi che Bruno Perez o anche Abate, che comunque rimane il bug, o puntare su Florenzi, anche se Florenzi al World Crates alto basso sicuramente come in ogni FIFA, quindi punterà a stare sempre in attacco, ma secondo me anche Dani Alves. Anche se Dani Alves, regà, lo conosciamo tutti, non c'è nulla da dire. Secondo me Dani Alves è un ottimo difensore, un ottimo terzino. Tra l'altro ha fatto già 2 gol, quindi è un ottimo, ottimo difensore, ottimo terzino. Poi a sinistra, ragazzi, a sinistra c'è Alexandro, Evran, Saldi, Radu, Gulam, Lulic, Antonelli, Mauro Rui, Vignoli e De Sciglio. Allora, senza ombra di dubbio, il migliore è Alexandro sulla carta, ma non solo, anche sul gioco, secondo me. Poi, che dire, si poteva scegliere anche bellissimo un Gulam o un Vangioni della Milan o Antonelli o Mario Rui, ecco, diciamola così. Però senza ombra di dubbio il migliore è Alexandro. Quindi ragazzi, questa praticamente è la difesa tutta bianconera. Ovviamente lo so, per chi non è juventino non penso vada a mettere questa formazione qui. Però dipende, se vuole vincere, secondo me una difesa così, regà, è davvero un muro, è davvero devastante. Passiamo al centrocampo, perché il centrocampo qui ho tante scelte, quindi adesso le facciamo insieme. Allora, centrocampo, qua ci mette Marchisio, che tra l'altro l'anno scorso ha giocato davvero poco, però l'hanno addirittura upgradato, però è un ottimo giocatore, lo conosciamo tutti, il principe Marchisio, il principino. Comunque Marchisio si aggira sui 48k sia su PS4 sia su Xbox One, quindi regà, il prezzo è per adesso uguale, ma è alto già, quindi ancora il gioco deve uscire, è alto. Poi Amsic, Pjanic, Nainggolan, Banega, Medel, De Rossi, Borja Valero, che dire, Biglia. Questi sono, diciamo, i top. Anche se ce n'è, ce n'è. Allora, io andrei subito a mettere... Allora, a destra andrei a mettere Marchisio, anche se ancora deve rientrare dall'infortunio. Però Marchisio sicuramente, appena rientra, farà davvero comodo, secondo me, la Juve.
Poi io dietro le punte sarei molto indeciso se mettere Banega o Pjanic o Hamsik, però siccome non voglio farla tutta della Juve vado a mettere Hamsik, sia per sia perché è un ottimo giocatore e comunque dietro le punte secondo me Hamsik è ottimo, anche se c'è Banega che anche c'ha le skill, raga. Però secondo me Hamsik è davvero devastante, cioè io poi l'anno scorso l'ho provato anche Toz, è davvero devastante. Poi a sinistra si potrebbe mettere un po' di varie scelte, Medel, Nainggolan, Borca Valero o Khedira, perché ovviamente non possiamo fare un centrocampo tutto offensivo, quindi andiamo a mettere un Nainggolan, che secondo me Nainggolan è perfetto perché può spingere, può tornare indietro e comunque guardate le statistiche, era, ce l'ha tutte sopra il 78, quindi è davvero un ottimo giocatore, sembra diciamo Vidal quando era la Juve, cioè tutte le statistiche, anzi voglio proprio guardare con voi Vidal perché poi magari la facciamo anche insieme la... Vidal, cioè guardate anche Vidal, più o meno c'ha le stesse statistiche di Nainggolan, certo ce l'ha un po' più elevate, difesa e fisico ce l'ha un po' più elevate, però Nainggolan e Vidal si assomigliano davvero tanto, cioè guardate qua, se avesse avuto 84 era quasi uguale, quindi ragazzi si assomiglia davvero tanto Nainggolan e Vidal, ho fatto questo paragone perché si assomigliano. Comunque alla destra io ragazzi, se proprio a occhi chiusi vado a mettere Juan, come cavolo ho scritto, Cuadrado, raga, non so scrivere Cuadrado. Juan Cuadrado perché è bastante, ragazzi, cioè, guardate. Io non voglio fare tutta la Juve perché, vabbè, chissà, è tra virgolette la più forte del campionato, lo sappiamo tutti. Però 92, 75, 73, 87 di dribbling, poi c'ha le stelle skill, raga. 5 stelle skill se non c'ha Juan Cuadrado, cioè andiamo a vedere insieme. L'avevo aperto qua. Allora, le skill, eccole qua, 5 skill, 3 piede debole. Costa 19k ed è davvero poco secondo me, davvero poco. Poi vabbè il prezzo si alzerà secondo me sui 30k. Però, regà, devastante. Cioè adesso andiamo a vedere. No, questa è l'ala sinistra, ho già aperto l'ala sinistra e ho sbagliato. Alla destra, ecco qua, c'era anche João Mario. Però secondo me pecca tantissimo la velocità. Io se uso 4-3-3 devo avere esterni con velocità. C'è anche Berardi, ecco, guardiamo se c'ha le stelle skill, guardiamo insieme. Però, no, c'ha 3 stelle skill, quindi non, diciamo, non era... per il skillatore. Poi c'è, sicuramente c'è José María Callejón, però non ha neanche lui le skill, se non erro. No, infatti 3-2 davvero basso. Però sicuramente Candreva, Callejón, Salah e anche Bernardeschi si potrebbe provare, anche Gago Falche, Berardi. Però ragazzi, secondo me il migliore per ora è Juan Cuadrado, e sicuramente Juan Cuadrado. Poi a sinistra, visto che abbiamo già guardato a sinistra, allora non mi odiate raga, io amo come giocatore Mertens, cioè proprio secondo me è fenomenale Mertens, infatti lo fa giocare anche poco, non capisco perché, vabbè, però io sicuramente a sinistra metterei Mertens e lo comprerei proprio occhi chiusi anche per come giocatore, raga, costa davvero poco, 5k, secondo me aumenterà 10-15k perché è davvero devastante, cioè guardate le statistiche. E poi vabbè, 4 stelle skill, 4 mossa abilità, secondo me raga, un giocatore completo come ala. Qua ho già aperto le punte, vabbè. Allora, secondo me, vabbè, ci poteva stare benissimo un Insigne, però Insigne non ha le skill. 4 stelle skill, no, scherzavo, le hanno aggiunte, non aveva 3 stelle skill l'anno scorso, vabbè. Comunque, sì, si potrebbe mettere benissimo anche Insigne, però Mertens o Perisic, io anche Perisic è davvero un ottimo giocatore, però Perisic lo vedo più come mezzala, seconda punta, cioè... potrebbe fare anche la seconda punta Perisic, però... certo, devo sceglierne uno, scelgo Mertens, raga. Scelgo Mertens. Poi tutta la vita lì davanti non può che esserci Gonzalo, Higuain. Anche se, raga, sicuramente i napoletani metteranno Milik. Perché non lo compreranno Mertens. Però anche Milik, cioè, guardiamo le statistiche. Cioè, ottimo giocatore. Magari pecca un po' la velocità, questo è if. Ve lo faccio vedere if. Costa davvero poco. Chi ha l'opportunità di comprarlo ora, secondo me Milik lo deve comprare adesso, perché... quando uscirà su proprio il gioco completo, Milik aumenterà anche sui 40k, secondo me. 35-40k ci aumenta, perché ha già fatto davvero tanto. Pecca la velocità, ma per il resto è un ottimo giocatore, quindi se avete l'opportunità di comprarlo, compratelo. Anche Bacca, Bacca davvero devastante, Bacca. Provatelo, secondo me da Bacca devastante. Vabbè, Dybala, nulla da dire. Però come prima punta non ce lo vedo Dybala, quindi... 137k, raga. È il più costoso Dybala. Dybala sarà uno che vorrò comprare sicuramente. Raga, a breve arriveranno tutte le serie di FIFA 17. Quindi aspettatele perché arriveranno.
Questa è una squadra che comunque si aggira sui 282k, che sono davvero tanti all'inizio. Però, regà, questa secondo me è la Serie A più forte di FIFA 17. Ovviamente voi fate la vostra qui sotto nei commenti, ditemi cosa ne pensate di questa. Secondo me questa è devastante. Provatela se avete i soldi. Datatene tutto, noi ci vediamo al prossimo video. Spaccate like, perché se no siete game over. Beh!